Trastevere supera 1-0 il Notaresco, lasciando gli abruzzesi al penultimo posto in classifica. La prima opportunità al 17° per i padroni di casa con Alonzi, che conclude alto dal limite. Al 22° Notaresco con la conclusione al volo di Scimia su cross di Bartoli e la risposta di Semprini, che si ripete al 26° in uscita disperata su Forcini lanciato in contropiede. I padroni di casa ci provano al 30° con Bertoldi, che non c'entra i pali pur mettendo i brividi a Sciba. Poco prima del riposo, su azione d'angolo, il colpo di testa di Berardi sfiora la traversa. Nella ripresa al 53° diagonale rasoterra di Bertoldi di poco fuori, al 63° Sciba alza in angolo un colpo di testa di Bertoldi e sugli sviluppi Alonzi da due passi in sacca l'1-0. La gara non offre praticamente più nulla tranne un colpo di testa in tuffo di Baldari che Sciba disinnesca con l'aiuto del palo. Ma credo che abbiamo disputato un'ottima partita, non era semplice venire a giocare contro questo Trastevere con questi giocatori di questa qualità. Noi credo che fino a prima del gol stavamo facendo un'ottima gara, credo che abbiamo creato abbastanza. Il gol è stato frutto di una disattenzione su un calcio piazzato battuto velocemente, abbiamo spento un po' la testa, abbiamo subito gol. Poi dopo, da quel momento in poi, è stato difficile perché la partita è stata spezzettata continuamente e il tempo effettivo di gioco è stato veramente pochissimo. Sapevamo che venire qui a giocare non era semplice, noi per larghi tratti l'abbiamo fatto, peccato perché credo che anche un risultato positivo lo meritavamo. Allora, buonasera, no, una partita difficilissima. Loro, io l'ho detto ai ragazzi, secondo me è una delle squadre, mi prenderanno tutti per matto, forse migliori del girone, con gli acquisti che hanno fatto. Li avevo visti giocare e mi erano piaciuti, l'ho visto anche il ritmo. Secondo me questa è una squadra che si salva, il Notaresco alla fine si salva e mi dispiace per chi li incontrerà perché mi hanno veramente impressionato. Noi abbiamo fatto bene, io penso, una delle partite più belle dell'anno. Intensa, cattiva, bella, veramente bella. Per quanto riguarda i cambi, sì, tutti bene. Baldari sono contentissimo perché questo è un 2004, è entrato alla grande. Gli faccio i complimenti, bravo Alessandro.